Per presentare questo libro bellissimo di Erika Cassani, Il cuore dietro l'ombelico. Il titolo già evocativo perché il cuore è dietro l'ombelico, già l'ombelico ci fa capire che c'è un legame con la maternità, l'essere donna, il cuore è il centro delle emozioni, l'ombelico qualcuno dice è il nostro secondo cuore, o forse anche il primo. E tanto complimenti Erika perché ha scritto un libro bellissimo, molto intenso, dove le emozioni si dipanano talmente velocemente che noi stiamo dietro alle emozioni, alla storia, non ne perdiamo neanche un attimo e quando abbiamo finito poi ricominciamo, almeno io l'ho letto 2 volte. E i personaggi sono due, un uomo e una donna, ma in realtà ce ne sono anche un'altra serie di personaggi minori, ma che comunque connotano poi la storia, perché ci sono due solitudini estremamente violente. E che non si incontrano se non in un momento cruciale della loro vita. Io ho visto questa frase di Rilke che per me è illuminante sull'amore, quando dice l'amore consiste in due solitudini che si rendono vicendevolmente omaggio. Loro si incontrano e si sfiorano in una serie di momenti piccoli, e poi insieme comunque tra loro succede qualcosa di dirompente, di forte, anche se noi non lo sappiamo quanto è forte. Lo immaginiamo leggendo poi il seguito. Io spoiler non ne faccio, però qualcosa dico. E la protagonista Anna, questo nome è palindromo, credo non a caso, insomma, visto che tu sei molto precisa. E questa ragazza che cresce all'ombra di se stessa, perché le dicono fin da piccola che lei deve essere perfetta, o se non glielo dicono glielo fanno capire. Lei inizia come ballerina di danza classica, un po' nella maniera anche affettuosa che hanno tutte le bambine, di cominciare insomma a vedersi belle con il tutù, a fare gli esercizi, e poi scopre che in realtà dietro questa passione non c'è lei, c'è sua madre. Il messaggio che passa ad Anna è: tu finché sarai bella e perfetta io ti amerò, finché peserai il peso giusto per essere una ballerina, che le ballerine devono avere un fisico regolato dal bisogno della danza, quindi un fisico che è soggetto in qualche modo un po' al diavolo, quindi fanno delle diete molto serie, a volte hanno degli scompensi con i cicli mestruali. Insomma, è una vita abbastanza faticata. Lei scopre che non ha voglia di essere il personaggio che gli altri vogliono che sia e decide di fare qualcosa di forte, di grave e comincia a distruggere se stessa. Elena ha descritto in maniera per me commovente quello che io desideravo dire e comunicare con questo libro, perché ritornando al diavolo, all'anima, eccetera, i due personaggi, i due protagonisti, nel percorso di crescita che hanno attraverso il libro, imparano ad amare se stessi. E l'amore tra i due personaggi non è, come diceva Marilena, un amore ben chiaro, ben definito, è inteso più che altro quasi come un rapporto di reciproco aiuto. Cioè, questi due personaggi a un certo punto si insegnano qualcosa, come se fosse quasi un'alleanza terapeutica tra due persone che hanno una sofferenza uguale e si curano a vicenda. E quello che manca di grosso ai due personaggi è l'identità, quindi un personaggio, l'identità, nel senso che fanno fatica a riconoscere la propria identità. Un personaggio non ha il nome. L'altro appunto ha un nome palindromo, Anna, che lo si lega dall'inizio alla fine o dalla fine all'inizio è sempre Anna. Quindi comunque la si può ribaltare dall'inizio alla fine e è sempre la stessa persona e comunque continua a non essere nessuno. Quindi la ricerca proprio del sé. Così come di nuovo si ritorna al titolo, il cuore dietro l'ombelico. Il cuore, l'anima, la nostra identità, la nostra persona e l'ombelico che per Anna è la pancia, quindi la parte del corpo che più facilmente ingrassa, la parte del corpo con cui lei giudica se stessa e con cui misura la propria autostima, quindi questo peso con cui lei scandisce le varie fasi della propria vita è proprio un numero, un voto che lei dà al valore della propria persona. La mia storia inizia così. Prendendo a pallonate la tua sagoma, disegnata col gesso sul muro del garage. La tua testa è un cerchio asimmetrico e schiacciato. Il tuo corpo è un triangolo sghembo, niente gambe, niente braccia, soprattutto niente occhi. Io ti colpisco ogni volta che ti passo davanti, ti lancio in faccia il pallone da calcio. Oppure ti mitraglio con le biglie. Provo a prenderti a calci, ma mi faccio male al piede. Ci metto troppa rabbia. Allora ti apro la pancia
con le chiavi del motorino. Come passare del tempo, il muro del garage si sgretola in superficie. Compaiono due aloni nel cerchio della tua faccia. Due crateri di cemento e muffa color ocra. L'emblema dei tuoi occhi gialli, che non riesco a dimenticare. Il motorino è l'unico mezzo per sfuggirti.